La scorsa settimana in Regione Lombardia l'approvazione di un atto che tende ad aumentare l'efficacia dell'azione di abbattimento dei cinghiali sul proprio territorio. Un passo dovuto rispetto al pericolo legato alla peste suina e che si riferisce esclusivamente all'attività venatoria. Qui dalle nostre parti il discorso rispetto al resto della regione però cambia, perché nella provincia di Sondrio da sempre i cinghiali vengono abbattuti non durante le battute di caccia, in quanto tale attività non è autorizzata, ma da personale qualificato appositamente formato e autorizzato dalla Polizia Provinciale nell'ottica di un piano di controllo. Il cinghiale sicuramente è presente in provincia di Sondrio e dei problemi li dà, soprattutto in termini di danni ambientali e danni economici al mondo agricolo, questo è indubbio. Sicuramente la provincia di Sondrio ha, rispetto al territorio direi lombardo, ma oserei dire anche di media nazionale, una situazione molto più favorevole. Il cinghiale da diversi anni è abbastanza contenuto in determinate zone e i danni sono limitati. L'immagine del cinghiale in un ambiente faunistico alpino stride di fatto. Qui il cinghiale è stato portato in qualche maniera e comunque non è una specie autoctona. Nelle zone di confine rispetto soprattutto alla provincia di Como, alla provincia di Brescia, il cinghiale si muove naturalmente perché chiaramente non conosce i confini amministrativi. E quindi diciamo, ci sono questi spostamenti di animali cinghiali da queste province limitrofe, ma è chiaro che in provincia di Sondrio è arrivato soprattutto proprio nella zona centrale della provincia perché è stato trasportato da delle persone, questo è fuori dubbio. Ad avvalorare la tesi dell'immissione volontaria del cinghiale nel territorio sono gli esemplari stessi che vengono abbattuti, spesso degli ibridi nati da normali suini da allevamento. Le armi per arginare il problema ci sono e sono due, sequenziali, la prevenzione e l'abbattimento. La prevenzione reale è un po' difficile, si riesce soprattutto nelle colture di fondovalle con dei fili elettrificati, ma è necessario una manutenzione molto frequente di questi fili per evitare che ci sia dispersione elettrica. Però oggettivamente funziona, però siamo ben consci che non la si può fare su altri territori come ad esempio sui maggenghi, sugli alpeggi e quant'altro. E in queste situazioni si interviene quindi con l'abbattimento. Abbattimento gestito dalla Polizia Provinciale così come disposto dalla legge regionale. Polizia Provinciale che si avvale di operatori qualificati, quali operano sul territorio. E queste immagini che vedete sono state realizzate nella tarda serata di ieri sul Monte Rolla in occasione di un'operazione di controllo sul territorio. Circa 200 gli esemplari abbattuti dall'inizio dell'anno in provincia di Sondrio. Questi soggetti controllano il loro territorio quando trovano dei segnali, dei segni di presenza del cinghiale, soprattutto danni, fanno una richiesta al sottoscritto che li autorizza ad uscire con delle uscite ben precise, in maniera tale che vanno in un territorio ben delimitato e eseguono quello che è il controllo del cinghiale con degli abbattimenti. Operazioni che iniziano solitamente attorno alle 20 e si protraggono fino alle 2-3 di notte e che, bisogna ammetterlo, funzionano, considerando che in questi anni i risultati sono stati notevoli rispetto ad altre province limitrofe, con una sensibile riduzione dei danni prodotti dal cinghiale. Dire proprio un grosso grazie a questi operatori che in maniera del tutto volontaria, a proprie spese, si adoperano per questi interventi che sono sicuramente per la collettività qualcosa di eccezionale.